sento dire in televisione da opinionisti anche rispettabili che il prezzo della benzina in Italia sarebbe intorno ai 2,50 euro. E come si fa? Dico io! Ora, siccome io sono una persona seria, andata a piander culo! Sistematicamente, tutto! Ovviamente. E io questo l'avevo afferrato dall'inizio! Monitoro i risultati di quello che produco. Io il prezzo della benzina lo sto monitorando. E sti cazzi! E questi dati, francamente, non mi tornano. Tu si na giove, non sai che si na giove, no! E questo è ampiamente verificabile. Non devi dire cazzate! Perché intanto, questo lo dico anche a beneficio dei consumatori, ci sono intere applicazioni che è possibile scaricare sui propri telefoni. Ehi, ma è del mestiere questo? Ok? Sui propri computer che ti dicono in tempo reale qual è il prezzo alla pompa, la pompa, la pompa, la pompa, su tutto il territorio nazionale. E in secondo luogo, perché ci sono autorità preposte che settimanalmente monitorano la media del prezzo della benzina in Italia e pubblicano questo dato. Allora, il dato che è stato pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul sito del Ministero, e quindi dato verificabile, del prezzo medio della benzina in Italia nella settimana scorsa, cioè quella nella quale si è parlato solo di questo in tutte le trasmissioni, su tutti i quotidiani, dicendo che noi in buona sostanza avevamo la benzina fuori controllo e avevamo la benzina a 2,50 euro, il prezzo medio della scorsa settimana della benzina in Italia era 1,812 euro. Ti sembra normale? 1,812 euro è sicuramente un prezzo, insomma, che ci piacerebbe fosse più basso, 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 basso. Ma va a cagare. È un prezzo sicuramente non bassissimo, non basso, basso, basso. Però, quanto cambia? 118! Io sono andato a guardare il prezzo medio nei mesi in cui c'era il taglio delle accise deliberato dal precedente governo. Che cazzo è la lesbica? Allora posso anche capire che si consideri questo prezzo alto, che lo si consideri magari fuori controllo. Fuori controllo. Ma dov'era la stampa, la comunicazione, i politici? Ma io che cazzo ne so? E vi dico di più. No, no, no! Perché il prezzo medio di 1,80 euro noi lo avevamo, per esempio, anche a marzo 2012, governo Monti. Bocciato! A marzo 2014, governo Renzi. Col pelo lungo, le corna belle. E io non ricordo le campagne che stiamo vedendo in questi giorni. Ci si dimette! Per carità. E veramente allora è gente proprio all'antica questa, che siamo rimasti al tango. Ed è quello su cui noi stiamo lavorando. Gallina! Allora, punto primo. Gira da più parti un video del 2019. Intorno alle 23:40 circa, alle 23:40 circa, scusate, 23:40 circa, buon proseguimento di serata. Nel quale io, facendo benzina con la mia auto, parlavo della necessità di tagliare le accise sulla benzina. Ovviamente. Non avendo il governo deciso di modificare la norma del precedente governo che prevedeva che il taglio delle accise sarebbe terminato alla fine di quest'anno, si è detto la Meloni è incoerente perché in campagna elettorale vi promette alcune cose e poi al governo ne fa altre. Ora, siccome io sono una persona abbastanza seria, non è un caso che quel video sia del 2019 e non di questa ultima campagna elettorale. Che al mercato mio padre comprò, santo cielo! Sono ancora convinta che sarebbe ottima cosa tagliare le accise sulla benzina. Il punto è che si fanno i conti con la realtà con la quale ci si misura. Fammelo risentire, fammelo risentire! Si fanno i conti con la realtà con la quale ci si misura. Una mucca! E non sfuggirà a chi non ha dei pregiudizi che dal 2019 ad oggi il mondo intorno a noi è cambiato. Questa è benzina.
E purtroppo noi stiamo affrontando una situazione emergenziale su diversi fronti che ci impone di fare alcune scelte. Io non ho promesso in questa campagna elettorale. In questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. E allora? Quindi, punto primo, io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. Buongiorno, fa 50, grazie. Niente! Ecco 50. Soltanto 15. Come solo 15? Gli altri deve dare al mio socio. Che siete, ne attributi handicappati? E chi è? Sto cazzo! Tanta paura! Ti devi spaventare! Avete capito? No, quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. Ma no, è solo un rumorino. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano. Ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. Che figura di merda. Perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato. Ditemi voi. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente, perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. Ma vaffanculo, va. Dopodiché sono fortemente speranzosa della possibilità che prima o poi riusciremo a fare un taglio strutturale, però non temporaneo, delle accise, ma questo necessita di una situazione diversa, quella che stiamo affrontando, e soprattutto necessita di rimettere in moto la crescita economica di questa nazione. Ma vai a cagare. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Perché dire no? Più della metà. Cosa faccio se vinco le elezioni? Niente! Cosa faccio se vinco le elezioni? Te la vinde il culo! Non ho bacchette magiche. Che minchia, ma la volta a me! Taglio. Secondo il desiderio. Tagliare? Non possiamo avere la benzina più cara d'Europa, perché significa avere il costo della vita più cara d'Europa, significa pagare al mercato, al supermercato, i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare. C'è il ministro! Dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Fayont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. Ma rilascia il piacere! Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più. Con me non esisterà più. Parole. Signore e signori, prego, guardate qui. Ok.